ancora. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Pronto, buonasera, mi sente? Sì, la sento, con chi parlo, da dove ci chiama? Sono Giovanni e telefono da Catania. Buonasera, benvenuto, prego. Sera. Buonasera, prima di tutto desidero ringraziare voi e complimentarvi per la vostra trasmissione. Grazie. E poi gentilmente volevo sapere la vostra opinione sul calciomercato del Catania. E se ritenete anche opportuno che forse un centrale difensivo in più non sarebbe stato meglio, visto che l'Ecotalli ancora non è al top delle condizioni. Io vi ringrazio per l'opportunità che date e in bocca al lupo per la trasmissione. Grazie, grazie, la ringraziamo. Sì, tocchiamo un tasto di sicuro il telespettatore da Catania, così come tutti sanno che noi il Catania lo trattiamo sempre con massimo affetto ed sì, è una squadra, una piazza alla quale teniamo tantissimo. Detto questo, io non sono convinto molto dell'allenatore Montella, però sono più convinto Montella con Pietrolo Monaco. Non lo dico perché abbiamo buoni rapporti con Pietrolo Monaco, lo dico perché lo Monaco è il Catania, quindi quando c'è stato quel piccolo problema con Pulvirenti, averlo risolto secondo me è molto importante. Però Montella non mi ispira grandissima fiducia, perché comunque è giovane, vanno bene i giovani, però giovani con un po' di esperienza, e qui è un po' un salto nel vuoto. Alla Roma non ha dato niente, era difficile dare qualcosa alla Roma per Vincenzo Montella. In difesa qualcosina serviva ancora, le grottaglie è un usato sicuro, usato garantito, va bene, va benissimo, ci può stare. Un altro difensore serviva probabilmente, anche perché se Pietro Lomonaco comunque lo ha cercato fino all'ultimo, Galeano, ma prestito secco, altrimenti non faccio niente, prestito secco e poi tra un anno valuto, significa comunque anche Pietro Lomonaco sa bene che è un difensore in più. Certo. Sì, c'è Spolli, c'è Le Grottaglie, c'è Bellusci, forse un centrale in più serviva. Aver trattenuto determinati calciatori però è una ottima soluzione. Sì. Io continuo a considerare il Catania in questo momento non pronta per l'Europa. Se qualche tifoso diceva ma siamo pronti per l'Europa, non vogliamo più la salvezza, proviamo a conquistare l'Europa, secondo me il Catania è ancora un bel po' lontano dall'Europa, però è ancora un bel po' tranquillo, perché anche quest'anno arriverà una bella salvezza per il Catania. È tanto, eh? Ed è tanto, è vero. Ancora spazio.